Io personalmente credo che noi donne siamo piene di sensi di colpa da quando nasciamo e a volte quando le donne lasciano gli uomini sentono un fortissimo senso di colpa che le porta ad accompagnare all'uscita dalla relazione l'uomo cercando di essere accondiscendenti. Ecco, questa grande generosità delle donne in certi casi è pericolosissima. Quindi io credo che i sensi di colpa a volte creano una generosità con degli esiti fatali. È stato Senta. opportuno affidare ad Amadori il progetto dell'educazione sulle scuole. Ha Eccomi. scritto un libro che si Ho intitola La capito. guerra dei sessi, l'ideologia che Non domina. ho idea, me l'hanno detto ora che mi volevate fare questa domanda, non so bene di che stiamo parlando, quindi siccome un minimo di solito cerco di essere preparata, appena mi preparo vi rispondo volentieri. So che il tema è controverso, io personalmente nei prossimi giorni sarò nelle scuole. Io personalmente parlo a mio figlio che ha 12 anni e mezzo di quello che sta succedendo. La difficoltà è una, non semplifichiamo, bisogna saper parlare bene ai ragazzi, bisogna da una parte essere competenti sulle materie, ma dall'altra parte essere capaci di arrivare ai cuori dei ragazzi. Se si fanno lezioni nozionistiche o se facciamo la battaglia politica, cos'è genere, cos'è maschio, cos'è femmina, io andrò nei prossimi giorni in alcune scuole a parlare persino degli ultimi casi, non necessariamente di questo, a parlare del consenso. Un tema fondamentale che va affrontato è quello del consenso. Guardi, una famiglia senza scuola e una scuola senza famiglia restano metà. Cosa intendo dire? Che secondo me la scuola deve veramente fare molta attenzione a questo tema. Non essere la scuola da sola, il singolo istituto che si organizza, ma proprio bisogna fare una cosa strutturale. Però poi a casa è necessario continuare a parlare del tema, a parlare con i ragazzi. Poi guardate, c'è un tema e secondo me ancora non è uscito forse come dovrebbe uscire. C'è un'aggressività maggiore rispetto al passato. Io mi occupo di questi temi da molto tempo. I ragazzi anche più giovani ora hanno delle reazioni che sono un po' diverse da prima. E purtroppo sul banco degli imputati ci sta il telefono cellulare. Io credo che una grande battaglia che devono combattere i genitori è quella contro l'uso del cellulare. E lo dico perché sono convinta che l'aggressività è aumentata da quando c'è un uso smodato. I femminicidi, le violenze sessuali ci sono da sempre. L'aggressività è aumentata. Onestamente, il Parlamento non vedo colore politico in questo momento, è il governo. Stanno facendo il massimo perché già avevamo un pacchetto di norme veramente, veramente ben scritte ed efficaci. In più stiamo aggiungendo una serie di misure proprio di prevenzione, una serie di nuove misure dirette a trattamenti sanzionatori ancora maggiori, a prevedere casi di allontanamento. Cioè abbiamo ulteriormente dato spazio a questo tema con nuove misure. Quindi, se mi chiedete il Parlamento quello che ha fatto in questi anni non l'ha mai fatto. Veramente abbiamo delle leggi molto avanzate.